Natale sta arrivando, Natale sta arrivando! E che cosa c'è di più bello se non preparare dei biscotti natalizi a casa? Come prepararli in versione senza glutine? Ve lo spiego io con questa ricetta semplicissima. Gli ingredienti li trovate tutti qui di fianco, ingredienti semplicissimi. Si tratta infatti semplicemente di una frolla aromatizzata con tutte le spezie più natalizie possibili: cannella, zenzero, chiodi di garofano e tutto quello che vi viene in mente. Non solo, la ricetta, come vedete, comprende lo xantano. Lo xantano è un collante naturale, maggiori informazioni le trovate sulla scheda qui sopra. In questo caso io ho utilizzato la farina mix dolci della Char perché avevo bisogno che la frolla fosse abbastanza friabile e soprattutto semplice da preparare. Potete utilizzare qualsiasi altro tipo di farina senza glutine. Una volta preparato l'impasto, avvolgetelo nella carta pellicola e lasciatelo in frigorifero per un massimo di 3 ore. A quel punto sarà pronto per essere steso e con i fantastici stampini natalizi che avrete acquistato prima, mi raccomando, potrete dare ai vostri biscotti la forma che preferite. Ovviamente questa è una ricetta prettamente natalizia, ma in realtà è ottima tutto l'anno, specialmente in inverno. Immaginatela con una tazza di caffè bollente oppure di tè alla cannella o alle spezie o anche con un bicchiere di vin brûlé. In questo modo, con questi biscotti farete veramente felici tutti quanti, farete felici voi stessi perché sono semplicissimi e anche veloci da fare, quindi non mi resta che portarvi in cucina. Sfornare i biscotti natalizi senza glutine. Se la ricetta vi è piaciuta, il thumbs up. Se non vi è piaciuta, un thumbs down. Tutti i commenti, idee, consigli, le vostre ricette nei commenti qui sotto. Vi invito anche ad iscrivervi al canale. Ogni settimana una nuova ricetta con o senza glutine e tante ricette per Natale e non solo. Se poi state cercando altre ricette di Natale con e senza glutine, idee enogastronomiche, consigli e suggerimenti per viaggi in giro per il mondo alla scoperta del buon mangiare e del buon bere, lacuchinasopraffina.com è il posto dove dovete andare a vedere. Grazie per aver visto il video, provate i biscotti, lasciate i commenti, thumbs up, thumbs down, alla prossima!